Sappiamo già com'è andata a finire. Perché riascoltare ogni anno il Vangelo della Passione? E non certo per curiosità, ma per entrarci dentro, come protagonisti, identificandoci con i diversi personaggi. Del resto non sono personaggi, ma persone vere, autentiche, come noi, persone con un cuore, una mente, persone con coraggio e vigliaccheria, con generosità ed egoismi. E allora io sono Giuda, io sono Pietro, io sono uno degli anziani del Sinedrio, io sono un soldato romano, io sono Pilato, io sono Erode, io sono il Cireneo, io sono una delle donne in Gerusalemme, io sono il buon ladrone, io sono Giuseppe d'Arimatea, io sono una delle donne che stanno preparando gli aromi per il mattino di Pasqua. Entrare dentro, allora, non per capire, ma per vedere, per contemplare e, perché no, anche per piangere.